Allora, se noi facciamo una chiarezza, e la chiarezza è questa, testo greco, non traduzione italiana. Siamo sempre là. Il grosso problema è il testo originale. Quando io ho fatto quell'esamone lì, durato 2 ore e mezza pubblico, mia sorella è venuta mal di testa, perché lei era presente, non ha capito un Kaiser. Perché continuamente andavamo dall'ebraico al greco, dal greco al siriaco, dal siriaco al latino, dal latino al greco, dal greco all'ebraico e avanti, insomma, c'era tutto questo minestrone. È il testo originale autentico che a noi interessa. Nel testo originale greco, l'introduzione a Vangelo di Luca dice: onorevole Teofilo, perché tu ti possa rendere conto, traduzione A, degli insegnamenti che hai ricevuto, traduzione B, perché sono tutte e due possibili, delle informazioni giuridiche che hai ricevuto. Quale delle due è la traduzione giusta? Perché tutti e due sono possibili. Se è giusta la prima, Teofilo è un neoconvertito. Se è giusta la seconda, Teofilo è il giudice, è un giudice. Abbiamo già visto in altre occasioni che questa seconda traduzione è quella giusta. Perché il verbo catechein, che a noi suona molto vicino alla parola catechesi, nel primo secolo non aveva valore di catechesi. Perché nel primo secolo il vocabolario cristiano aveva solo due vocaboli per indicare la informazione e la formazione cristiana: kerisso e kerygma, didasco e didache. La prima era per chi non era cristiano, la seconda era per chi era cristiano. Solo nel secondo secolo la parola catechein diventa catechesi, che comunque aveva valore giuridico-morale, cioè la Chiesa garantiva, come in una specie di processo, che ciò che ti insegnava era garantito dalle prove. Ecco perché viene adoperato il verbo catechein nel vocabolario cristiano nel secondo secolo. La catechesi nella Chiesa dei Padri era molto più importante della teologia, perché la teologia era una riflessione che si faceva sui dati. La catechesi era la garanzia giuridica di ciò che era accaduto e io te lo mostro. Oggi invece la teologia è nobile e la catechesi è qualcosa che viene affidato così al volontariato di buone persone. No. Guardate che la catechesi è il fondamento della fede. Se uno non è catechizzato, la fede evapora. E quindi chi fa catechismo è una persona molto più importante del teologo. Non dimentichiamocelo. Noi abbiamo sfasature storiche da rimettere in sesto. Tornando a noi, allora, se originariamente il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli potevano essere quella specie di difesa giuridica per il processo di Paolo, allora noi dobbiamo chiederci, questo documento come è diventato Vangelo e Atti degli Apostoli? Io ve l'ho mostrato, perché Luca ha fatto delle aggiunte molto pesanti. E queste suture letterarie si possono ancora oggi vedere con chiarezza. Io vi ho fatto vedere nel Vangelo, dopo i primi 4 versetti, si dice: ai tempi del re Erode c'era un sacerdote, Zaccaria, della classe di Abia. Voi fate un salto, passate tutto il primo capitolo, passate tutto il secondo, nel terzo capitolo voi trovate l'incipit, l'inizio del terzo capitolo, così:
Nell'anno decimo quinto dell'impero di Tiberio Cesare, mentre era governatore della Galilea, Ponzio Pilato, tetrarca dell'Iturea e giù. Se voi tornate a vedere l'introduzione dice: ho fatto per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo. Qual è il resoconto ordinato? Al tempo del re Erode o nel quindicesimo anno dell'impero di Tiberio Cesare? Tempo del re Erode vuol dire dal 36 avanti Cristo al 4 avanti Cristo. 32 anni. È un resoconto ordinato? Diventa resoconto ordinato dire quell'anno, precisamente in quel momento della storia. Allora capite che il primo e il secondo capitolo di Luca sono delle aggiunte. Vi ricordate il capitolo 15, Vangelo del figlio al prodigo? Gesù viene accusato di accogliere i peccatori pubblicani e l'Evangelista scrive: e Gesù disse loro questa parabola. Poi ne trovate tre. Due sono state aggiunte. Ed è la parabola, meglio la comparazione, del buon pastore e della donna che perde la moneta e la ritrova. Dunque noi abbiamo nel Vangelo di Luca e negli Atti degli Apostoli due stadi di composizione. La composizione originaria che serviva per il processo di Paolo. Se infatti voi leggete con attenzione gli Atti degli Apostoli, dite: ma chi è quello scemo che ha finito la narrazione con un Paolo in attesa di giudizio? Dici come è andata a finire? Cosa ti costa? Si tratta di un mese in più? Due mesi in più? E poi si dice se è stato assolto o condannato. No, non ti dicono niente. Si fermano lì, prima del processo. Perché? Perché il documento era la difesa giuridica del processo di Paolo. Questo è stato arricchito successivamente da altre testimonianze cristiane ed è diventato Vangelo e Atti degli Apostoli. Allora, alla domanda della linea 31, il contesto storico-letterario del testo narrante, capite che non è semplice, non ho un contesto critico-storico solo. Ho il primo, quello che si riferisce al processo, al documento giuridico, e poi, più tardivamente, ne ho un secondo che si riferisce al testo evangelico maturo e agli Atti degli Apostoli maturi. Sì? Ho detto io che vi faccio diventare biblisti, un po' di pazienza. Allora, vi dicevo, in questa brevissima frase, fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora oggi fra noi. Quel francamente lo troviamo in questo discorso che Pietro fa a questa folla multietnica, pur essendo tutti di religione ebraica. Ora, se guardate il discorso di Pietro, come è fatto? Alla linea 40 io vi ho riassunto la struttura. Questo discorso è fatto da tre parti e queste tre parti sono segnate dal modo con cui Pietro si rivolge ai suoi interlocutori. Prima li chiama uomini di Giudea e in questa parte lui dimostra che ciò che loro stanno vedendo non è altro che la realizzazione della profezia di Gioele, capitolo 3. E cioè, questo forte vento, queste fiammelle sulla testa degli apostoli, questa capacità di parlare nella lingua nativa di ognuno degli ascoltatori, la seconda parte invece inizia con l'espressione uomini di Israele, dove Pietro dimostra, attraverso il Salmo 16, che Gesù morto e risorto è l'adempimento delle attese veterotestamentarie. Anzi, questo Salmo aveva profetizzato la morte e la resurrezione del Messia.
L'ultima parte, che è quella che a noi interessa, inizia con l'appellativo fratelli. E si tratta della esegesi, della spiegazione esatta del valore del Salmo che Pietro ha appena citato. E quindi l'ultima parte non è altro che la spiegazione esegetica del testo precedente. Il Salmo 16 è un Salmo di Davide. E Pietro dice, guarda che in quel momento lì Davide non stava parlando di sé, perché il testo dice che il corpo di questo protagonista non vedrà la corruzione. Nelle scuole rabbiniche si riteneva che questo salmo, essendo di Davide, parlasse di Davide. E Pietro dice, cucù, svegliamoci un poco. Come fa questo salmo di Davide a parlare di Davide e a dire che il corpo di Davide non vedrà mai la corruzione se, porca la vacca, abbiamo la tomba qui? E lo dice espressamente. Dice, vi rendete conto che a questo punto questo salmo di Davide non può parlare di Davide? Perché qual è il dato? C'è la tomba. E quindi il suo corpo ha visto la corruzione. Dunque qui Davide sta parlando di un altro personaggio, che non è se stesso. E se voi notate, qui viene adoperata la parola paresia. Allora cominciamo a vedere un pochettino di meno nebbia. La franchezza che qui Pietro ha è nello spiegare un testo. Ma non è una spiegazione secondo me, è una spiegazione che si fonda su un dato. Questo salmo non parla di Davide, dove dice il mio corpo, il suo corpo non vedrà la corruzione, perché? Perché c'è il dato oggettivo della tomba che ti dice che Davide ha visto la corruzione, dunque Davide qui non parla di se stesso. Questa è la paresia. Quando io ho cominciato a parlare così alla gente qui della nostra diocesi, ancora tanti anni fa, e ho cominciato a dire, guardate, dico che bisogna essere prudenti. Quando si parla di Adamo, non lo dobbiamo concepire come un ometto che aveva la fede nuziale accanto ad Eva che aveva l'altra fede nuziale. Perché il testo ebraico dice facciamo Adam a nostra immagine e somiglianza e dominino. Dunque Adam non è un singolo. Punto. Voi sapeste le prime volte cosa succedeva? Lettere al vescovo, denuncia di eresia. Dico, guardate che io vi spiego un testo e vi mostro il testo originale con me, dopo sono affari vostri. Quando ho cominciato a dire, guardate che la mela non esiste, è scritto frutto, che ne so io, una banana, dava bene lo stesso, un fico, per l'amor del cielo. Poi scherzando dicevo un'anguria. Ma dico l'anguria no, perché dice che è un frutto che viene tolto da un albero. L'anguria non fa alberi. Da morire. Dire che non è scritto tre re magi, ma è scritto alcuni magi, non sono né tre né re. Ma potevano essere tre, certo, ma non sappiamo, alcuni vuol dire alcuni. Due, sette, tre, ne sappiamo. Re? No. E la cometa non era una cometa. Perché il testo greco dice aster, astro. Il testo greco ha la parola cometes.
certi cattolici mi avrebbero distrutto. Ma questo è il testo, c'è niente da fare. E quando si dice sia santificato il tuo nome, non si dice che io debbo fare qualche cosa per Dio, perché io a Dio non gli posso dare niente di mio. L'unica roba mia che posso dare sono i miei peccati. Quella è tutta roba mia. Il resto cosa do a Dio che non ce l'abbia già? Ci rendiamo conto? E allora spieghi la grammatichetta orientale. Nelle lingue orientali esiste una forma grammaticale chiamata passivo teologico. Passivo teologico. Si mette il passivo e non si esplicita il complemento d'agente, perché è evidente. Sia santificato il tuo nome da te, non da noi, è un passivo teologico. E la gente ti tira fuori gli occhi e dice, sto prete qua è matto. Ma no, è una questione di grammatica, se non è una questione di opinione. Sono regole grammaticali delle lingue orientali, niente altro. Poi cominci a spiegare il concetto di santo, e allora si preparano la pentola con l'olio bollente per metterti dentro. Esatto. E tu dici, oh, non è colpa mia se il concetto di Kadosh in Oriente non è il concetto di santo che abbiamo noi cattolici oggi. La parresia è essere profondamente rispettosi di quel dato che avete alla fonte, spiegarlo senza la paura. Perché se hai paura non lo spieghi. Come viene adoperata la parresia? In funzione della fede. Pietro non voleva scandalizzare nessuno. Voleva solo dire, ragazzi, mettiamo su un paio di occhiali puliti e guardiamo per davvero cosa vuol dire questa parola sacra di Dio. Voi avete un'opinione sbagliata di questa parola e dovete cambiare opinione. Perché se il suo corpo non vedrà la corruzione riferito a Davide, voi mi dovete spiegare perché abbiamo la tomba di Davide qui. Se invece credete a questa tomba di Davide, bisogna dire che Davide parla di un'altra persona, non di se stesso. Capite che non c'è scampo? È un dato. Ed è in funzione della fede. Quindi la parresia non si applica quando uno è cretino, allora io gli devo dire tu sei cretino. Ho adoperato la parresia. Cioè la libertà e la franchezza di parola. No! Tu in quel momento lì hai mancato di carità. Punto. Fine. Tu glielo devi dire che è cretino senza adoperare la parola. Perché ci sono tante forme per poter far capire all'altro senza ferirlo di come si è comportato e quindi tiri lui o lei, tirino le conclusioni. E la miglior cosa è sempre dire come potrà comportarsi qualora dovesse risuccedere l'episodio, come potrà comportarsi in futuro. Mai dire hai sbagliato, serve a niente. Ma dire, ma guarda, dovesse ricapitare la situazione, potresti fare queste scelte. Se l'altro è proprio cretino del tutto, è inutile che glielo diciate, non lo capirebbe lo stesso. Ma se ha qualche barlume di intelligenza e voi vi parlate in questa maniera, capisce che forse deve cambiare qualche cosa. Dunque la parresia non si adopera mai per offendere, neanche per correggere. La parresia si adopera per la testimonianza di fede, punto. Questo è il primo dato che emerge. Ma io la correzione fraterna la devo fare. Sì, la devi fare, ma devi trovare il modo. Quando Gesù si trova di fronte al povero Zaccheo, che è
un nemico giurato di Gesù, perché è un fariseo. Gesù non lo prende mica a cazzotti, ma dice mica guarda che sei scemo. Non glielo dice, ma pian piano gli spiega le cose. Signore, se io devo rinascere, vuol dire che io devo tornare nel ventre di mia madre, come faccio? A quel punto lì a noi sarebbe scappato uno, ma che strano uomo sei. Invece Gesù no, dice, guarda, si tratta di una rinascita che viene dall'alto, cioè di qualche cosa che appartiene al mondo dello spirito. Non confondere i due piani. Se voi foste al posto di Zaccheo, dentro di voi vi sareste detti quanto sono stato stupido. Ma la forma che l'altro adopera non è offensiva. Capite? Gesù, per esempio, ha adoperato invece la parresia dura con i discepoli di Emmaus. Stupidi e gnocchi. È andato via tranquillo. Perché stolti e tardi di cuore vuol dire questo. Ma aveva una confidenza e un'amorevolezza sufficiente per poterselo permettere, perché tra amici queste cose si possono dire. Ma l'altro lo offendi. Dunque la parresia, se noi stiamo al testo degli Atti degli Apostoli, non viene adoperata per la correzione fraterna, ma viene adoperata per la testimonianza di fede. Questo è il primo dato. Proviamo ancora a fare un passettino in avanti. Il destinatario intradiegetico è questa folla, che era già stata colpita dal fatto che Pietro, pur parlando in aramaico, stranamente si faceva sentire nelle lingue native di ciascuno. E anche qui l'esegesi ci dice, state attenti, che questo fenomeno non è solo, unicamente ed esclusivamente riconducibile al fatto che il francese sentiva parlare in francese, il tedesco sentiva parlare tedesco, lo spagnolo era lo spagnolo e via di questo passo. Non è questo e basta, ma c'è qualcosa di molto di più. È quel linguaggio universale che tutti sentiamo il bisogno di ascoltare. Che è il linguaggio della comprensione, dell'aiuto, della fraternità, della tolleranza, del perdono e via di questo passo. Voi dite, ok, per il destinatario intradiegetico è facile, ed extradiegetico? Cioè Luca, per chi scriveva? Per una sua comunità. Domanda, com'era questa comunità? Metto domande difficili, vero? C'è qualcuno che è andato a messa ieri sera? Sì. E avete dimenticato il Vangelo? No. E qual era il Vangelo? Attenzione però. Le beatitudini di Luca dicono beati voi poveri, mentre quelle di Matteo, beati i poveri. Se voi foste ricchi sfondati, io posso dire beati voi poveri? No. Solo se per davvero siete poveri, io posso dire a voi beati voi poveri. Dunque, la comunità di Luca non era fatta da persone ricche, era fatta da persone povere. E come tutti i poveri, c'è sempre un senso di rivalsa, perché il povero, giustamente, si sente in una società dove c'è disparità, dove c'è questa sperequazione di ricchezza, si sente oggetto di ingiustizia. Tu lavori 8 ore, ti becchi 15.000 euro al mese, io lavoro 8 ore e mi becco 1.200 euro al mese. Perché? Poi io andrò in pensione con 550 euro al mese e tu vai in pensione con 5.000 euro al mese. Semplicemente perché tu hai fatto l'assessore regionale e io invece ho fatto l'operaio. Perché?
capite che le domande non sono di oggi, sono di sempre. E allora, cosa deve fare questo povero Luca di fronte a questa comunità? E deve dire, beati voi e gli altri guai. Ora, questa comunità povera, essendo una comunità che si sentiva oggetto di ingiustizia e quindi rischiava di diventare aggressiva a livello verbale. E quando si aggredisce, voi capite che siamo sempre nel torto. Allora Luca dice, guarda, la paressia non si adopera per manifestare, diciamo così, questa ingiustizia che tu vedi e che tu senti. La paressia nel cristianesimo si adopera solo per la fede. Per il resto bisogna studiare le capacità di comunicazione che esprimano tutto il tuo sdegno, tutta l'ingiustizia che percepisci, ma senza diventare né aggressivo né offensivo. Bene. Il contenuto l'abbiamo visto, si tratta di quella spiegazione. Vediamo brevemente la linea 50. Il contesto storico-letterario del fatto narrato. Pietro fondamentalmente è colui che adopera il kerygma, cioè la predicazione a chi non è cristiano, lo adopera verso gli ebrei, sottintende un testo che non viene detto esplicitamente, ma che è il secondo libro di Samuele, capitolo 7, e infatti viene citato subito dopo questo brano, e ha come perno il patriarca Davide. Viene chiamato patriarca perché il libro del Siracide lo colloca tra i personaggi più importanti della storia di Israele. Questo è il fatto narrato. Vediamo il testo narrante. La situazione che vive la comunità di Luca è una comunità pagano-cristiana povera che deve testimoniare la fede di fronte a un tessuto sociale ricco. Più o meno dunque da persone inferiori sociologicamente a persone superiori perché sono più ricche. Questo è il rapporto. E questa gente deve testimoniare la fede a questi ricchi. Secondo, non dobbiamo dimenticarci che questa affermazione che abbiamo fatto riguarda la situazione definitiva del testo, quella redazionale ultima. Ma se noi ci collochiamo a livello di documento giuridico per la difesa di Paolo in tribunale, perché Luca ha voluto mettere in evidenza questa franchezza? Ha voluto mettere in evidenza per far capire al giudice la franchezza di Paolo quando deve testimoniare la sua fede, anche in un tribunale. E quindi è come se Luca dicesse, guarda giudice, non ti devi impressionare di come lui parla della sua fede. Perché è tipico del cristiano che quando deve testimoniare la propria fede sia estremamente franco e chiaro. Caffè.